Buongiorno, bilancio Lanzichenecchi di settembre. Faccio una sintesi, ma qualcosa leggo ancora. Rispondenza, il bilancio è più che positivo perché c'erano prefissi una prima quota di iscritti, un primo numero di iscritti per dicembre 2014 e a settembre siamo già abbondantemente alla metà, tenendo conto che uno, gli incontri sono stati non pubblicizzati ma organizzati per cooptazione. Due, che personalmente ho richiesto a quelli che sono già impegnati politicamente e metapoliticamente in modo totalizzante, che stanno utilizzando le loro energie per dei progetti che già funzionano, di non partecipare in questa fase, semmai confluiremo al momento opportuno perché non voglio indebolire nulla. Tre, si deve aggiungere che almeno altrettanti rispetto agli iscritti che noi abbiamo si hanno già promesso che si iscriveranno, poi conoscendo la pigrizia abituale, le incapacità tecniche, la mancanza di perizia, il tempo per alcuni si dilunga. Comunque nel frattempo noi andremo alla seconda fase. Seconda fase è quella che dobbiamo iniziare a costruire una specie di comunità. Gli intenti, la comunità di intenti non si fa ovviamente con il dopolavoro, di conseguenza sarà necessario organizzare teleconferenze puntuali e soprattutto fare gruppo intorno all'eventuale streaming sugli incontri che noi andremo a stabilire insieme e su questo vi invito a vedervi e a organizzarvi. Se avete perizia tecnica per seguire lo streaming, ci contattate e lo risolveremo. I prossimi appuntamenti ve li do. A parte il 10 ottobre sarò a Casagì di Firenze soprattutto per presentare il mio romanzo, ma coglieremo l'occasione anche per parlare dell'argomento. Il 15 ottobre a Roma terremo il primo incontro, potremmo definire ufficiale dei Lanzichenecchi sul tema il cameratismo smarrito, ovvero il primo nemico sei tu. Quello lì sarà veramente necessario che siate già organizzati per essere online. Poi il 21 e il 22 novembre in Lombardia terremo l'ottavo incontro nazionale di Polaris, seguito o preceduto o comunque accompagnato da attività, incontri e bilanci e proposte e organizzazioni dei Lanzichenecchi. Per il momento è tutto, buon ottobre che solitamente è un mese fortunato e simpatico.